quadro che in questo momento vede una grande apertura rispetto a questa tematica, perché comunque di sommerso purtroppo sulla violenza ce n'è tanto. Noi sappiamo che la violenza è sempre esistita, ma è vero anche che le donne stanno facendo una scelta di coraggio, che è quella di uscire dal tunnel della violenza, ma soprattutto sta passando un messaggio nuovo, che è un messaggio positivo, cioè si è vittime, però poi si può uscire anche da questa vittimizzazione e quindi riprendere in mano la propria vita. Mandan tiene tantissimo a fare in modo che questo sia il messaggio principale, a infondere anche coraggio nelle donne, perché noi stiamo vivendo purtroppo anche un fenomeno che da un punto di vista istituzionale vede una penalizzazione rispetto a chi si avvia a determinati percorsi, perché si parla anche ultimamente di vittimizzazione secondaria. Molto spesso non si riesce a trovare quella giustizia che noi cerchiamo, c'è una grande difficoltà anche con le altre parti istituzionali, perché non si segue quasi sempre un filone unico che poi ci conduce tutti verso la stessa direzione. Però proprio chi lavora su questa tematica sta puntando molto l'attenzione su questo aspetto, proprio perché vuole fare in modo che venga meno questo fenomeno della vittimizzazione delle donne, anche la vittimizzazione da parte delle istituzioni, e quindi cercare di cambiare i percorsi che noi stiamo mettendo in pratica, facendo appunto passare questo messaggio che sia positivo. Chiaro che c'è un lavoro grande che noi stiamo facendo non solo sul territorio locale, perché è impossibile che riusciamo a cambiare questa situazione qui soltanto cioè muovendoci sul nostro territorio, ma siamo presenti per questa ragione ai tavoli tecnici istituzionali a livello nazionale. Siamo stati al Ministero Pari Opportunità, tavoli tecnici per le nuove linee guida per i centri antiviolenza, per i pronto soccorsi. Di recente siamo stati dall'onorevole Boldrini, proprio per portare la nostra esperienza e quindi far presente, cioè esternare quelli che sono secondo noi i punti critici sui quali poi bisognerà lavorare per aiutare le donne in questo percorso, ma soprattutto per rinforzare quel momento di coraggio che le porta alla denuncia, ma dopo devono trovare comunque un riscontro rispetto alla scelta che hanno fatto.